Buongiorno, sono in collegamento con il dottor Giuseppe Barbaro, medico chirurgo, specialista in medicina interna, cardiologia e dirigente ospedaliero in Roma. Candidato con Italexit alla Camera alle prossime elezioni domenica 25 settembre. Buongiorno, dottor Barbaro. Le Buongiorno, faccio grazie per l'invito. grazie a lei per aver accettato. Le voglio porre una domanda, una sola domanda. Perché ha deciso di candidarsi in questa tornata elettorale? Lei, che io sappia, non ha mai svolto un'attività politica tout court, appunto in senso stretto. Ha sempre fatto il medico. Cos'è accaduto che l'ha portata a candidarsi? Grazie. La mia scelta di entrare in campo nasce anche dal fatto che negli ultimi 2 anni c'è stato un condizionamento eccessivo di una cattiva politica sull'attività professionale, come è stato dimostrato anche dall'atteggiamento degli ordini dei medici, i quali sono stati estremamente condizionati dalla politica anche nella valutazione del codice deontologico. Ritengo che una politica antisistema che aiuti a ripristinare sia la verità scientifica che per definizione empirica, quindi in continua discussione, e anche la libertà dell'individuo e del rispetto dei diritti che dovrebbero essere tutelati dalla Costituzione, trovi spazio soltanto in movimenti antisistema come Italexit, il quale fin dall'inizio ha portato avanti discorsi di verità e libertà che dovrebbero essere ripristinati in un contesto attuale, quello che viviamo, dove la verità e la libertà è soppressa. Ma in particolare, come medico, mi sento profondamente deluso da chi mi dovrebbe rappresentare o da chi dovrebbe rappresentare la figura professionale ed etica del medico che è completamente soggiogata dalla politica. Per tale ragione lei ha deciso di scendere in prima linea, quindi a portare avanti questi valori e a far sì che in una qualche maniera i cittadini vengano tutelati, specialmente per quanto riguarda il versante salute, che poi è tutto per ogni cittadino, alla base di ogni cosa. La salute è un diritto del cittadino e deve essere difeso, ma anche da una classe medica che per definizione deve essere libera e non condizionata. Ultimamente abbiamo visto l'esatto contrario e quindi io mi auguro che anche una buona politica che possa far ritrovare i valori originali della professione medica venga a mettere la salute, la tutela della vita e della qualità di vita delle persone in primo piano rispetto a interessi politico-finanziari che finora sono stati dominanti. In questa tornata elettorale è interessante notare quanti siano i medici che si sono prestati, diciamo così, alla politica e si sono candidati, nonché quanti magistrati. È un punto su cui bisogna riflettere. Non so se lei sa, dottor Barbaro, che oggi sul quotidiano La Verità, a pagina 15, la giornalista Amuso ha fatto un articolo riguardo una propaganda che avrebbe fatto il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Maggi, a favore della lista di Calenda. Questa è una notizia importante perché a quanto pare anche le istituzioni stanno prendendo delle iniziative di tipo politico che, insomma, in altri tempi questo Questo è avrebbe estremamente lasciato grave. perplessi. Questo è Non so. estremamente grave perché un presidente
di un sindacato, credo che sia quello del SUMAI, ma è nello stesso tempo presidente dell'Ordine dei Medici, faccia propaganda per un partito quando non dovrebbe farlo né in qualità di sindacalista e in particolare come presidente dell'Ordine dei Medici, a mio giudizio non è non solo legale, ma è anche non deontologico. Però dimostra come le persone che ci dovrebbero rappresentare, estremamente condizionate dalla politica, si ritengono in grado di poter svolgere tutto indistintamente perché per loro è stato garantito una sorta di impunità da parte di una magistratura purtroppo anch'essa orientata politicamente. E questo deve cambiare, perché è evidente che non si possono superare i limiti anche della legalità, specialmente dell'Ordine di Roma, che sappiamo bene non brilla in questo senso, ma questo vale per gli ordini in generale, i cui presidenti sono soltanto degli esponenti politici e certamente non essendo medici, perché non lo fanno, non rappresentano la professione nel migliore dei modi. Certo, riguardo all'Ordine dei Medici ci sono state delle situazioni estremamente pesanti, diciamo così, per quanto riguarda, non so se ricorda, adesso andiamo un po' liberamente a ruota libera, però l'argomento meriterebbe molto molto più tempo, però certamente qualche appunto bisogna farlo. C'è stata l'Assemblea dell'Ordine dei Medici il 20 di dicembre 2021, che è andata a finire in una maniera abbastanza particolare, diciamo, ne hanno parlato i giornali di Mezzomondo e poi è stata replicata il 30 di aprile. Anche in questo caso abbiamo visto un hotel Marriott dove ci sono state le elezioni blindato, addirittura interdetto a chiunque per tutto il tempo dell'assemblea per questioni di sicurezza. Ci sono visti vigilantes, insomma, forze dell'ordine, private e pubbliche, come fossimo in uno stato di assetto di guerra. Certo, siamo in un momento molto, molto difficile. Ora, io le sto facendo questa intervista da giornalista, ma sono chiamata in prima linea perché sono anch'io un medico iscritto all'Ordine di Roma, quindi ho partecipato a queste manifestazioni, questi tra l'altro era un invito ad andare a votare istituzionale, che chiaramente si coglie. Insomma, siamo in un momento di grandissimo fermento, quindi ben vengano medici che si candidano. Ecco, lei in quale collegio, e concludiamo con questa carrellata, che poi alla fine non è più una domanda, ma sono state più domande, ma in quale collegio lei è candidato? Chi la può votare? Allora, io sono candidato nel collegio Lazio 2 U03, che sarebbe Latina e Provincia, in uninominale, insieme peraltro con Giovanni Praiese, che è candidato sempre alla Camera nello stesso collegio in plurinominale. Per cui in questo collegio ovviamente sono presenti due testimoni della persecuzione di regime che possono dire la loro, perché così come fu per i padri costituenti che nella Costituzione hanno trasmesso la sofferenza della prigionia, del confino, della tortura, di campi di concentramento, io ritengo che una nuova politica, ma anche una buona sanità, deve nascere da chi non piegandosi ha patito la persecuzione di un regime politico scambiato per scienza, quando in realtà era una dottrina scientistica che è l'antitesi della scienza e che è stata imposta per modificare la professione e l'etica del medico. Oltre a lei e a Vanni Fragliese, c'è anche Andrea Stramezzi, candidato con Italexit. Nel nord, Nel nord. in Lombardia c'è anche Andrea Stramezzi, che è altro testimone della persecuzione dell'Ordine E voi tre, se ricordo bene, siete stati sospesi dall'Ordine dei Medici, lei, Fragliese e Stramezzi.
Io ho una sospensione, peraltro ancora senza motivazione, per cui sono passati 3 mesi e non ho ancora le motivazioni. C'è un conflitto legale tra me e l'ordine dei medici, si è preferito andare per vie legali Per quale anziché. ragione, mi scusi, lei è stato deferito all'ordine dei medici e poi sospeso? Velocemente comunque, perché poi ci prenderei. Semplicemente per aver fatto il mio dovere, cioè Nel l'applicazione senso? del principio di precauzione, quindi la prescrizione di analisi pre e post vaccino e l'indicazione ai pazienti, sulla base dell'esito di queste analisi, di una classe di rischio di reazione avversa. Pertanto lei ha onorato il giuramento di Ippocrate. Io non trovo la violazione di alcun articolo del codice No, ho perché. detto no, no, forse lei ha onorato il Sì, giuramento di Ippocrate. assolutamente sì, perché nel codice deontologico ovviamente si parla di indipendenza, autonomia, non condizionale verità, ma anche l'obbligo da parte del medico di informare i pazienti di potenziali rischi su farmaci ancora in fase di sperimentazione, come sono questi vaccini anti-SARS-CoV-2. E quindi ritengo che la mia attività sia stata indipendente e finalizzata alla tutela della salute e della vita e qualità di vita dei pazienti. Bene, io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Grazie a lei. Oggi è martedì, dicevo, 20 dicembre, quindi domenica tutti a votare. 25 settembre. 25, perché che cosa ho detto io? 20? Dicembre. Chissà E vabbè, perché io mi sono siamo. fermata a dicembre. No, 25 settembre. Io mi auguro che ci sia una ripresa di coscienza e invito gli elettori a votare Italexit barrando il segno del partito in modo tale che si possa portare una nuova voce, una voce vera, antisistema, che possa in qualche modo aiutare le persone con tutti i problemi che si sono verificati in questi ultimi 2 anni, a partire da una migliore gestione del sistema sanitario nazionale. La ringrazio, in bocca al Grazie, grazie lupo. a lei, grazie.